Tornando alla sentenza del giudice Autizzi, ricordo come nel primo video avevo analizzato il fatto che il giudice avesse preso in considerazione soltanto l'opposizione che aveva giudicato inammissibile, la mia opposizione che era stata giudicata inammissibile, è stata la mancata indicazione di nuovi mezzi di prova, e invece ho fatto vedere come in realtà i nuovi mezzi di prova li avevo prodotti nei termini in base all'articolo 410, indicando testimoni, fatti e mezzi nuovi di prova, il che evidenzia che probabilmente la mia opposizione non era stata neanche letta, anche se giudicata mancante delle indicazioni di nuovi mezzi di prova. Questo sta a dimostrare che il giudice ha letto soltanto la richiesta di archiviazione proposta dal PM nel momento in cui io avevo depositato una querela nei confronti degli avvocati Melagrinis. Se il giudice avesse letto invece, come avrebbe dovuto fare, trattandosi di un processo con rito abbreviato e quindi che si doveva basare solo sulle documentazioni presentate dalla difesa, cioè da me, se avesse letto la mia memoria di oltre 100 pagine che avevo depositato e che presentava tutte le prove di quanto io scrivevo a carico nella denuncia a carico degli avvocati Melagrinis, probabilmente si sarebbe accorto che i mezzi di prova io li avevo depositati. Ed è per questo che parlavo di abuso nel momento in cui viene archiviata una denuncia e un'opposizione all'archiviazione. Quindi ci troviamo di fronte a una sentenza dove il giudice non ha letto neanche una pagina della memoria difensiva che io avevo depositato a firma degli avvocati Sensini e Ballarini. E d'altro canto, lo stesso PM, dalle trascrizioni del processo, possiamo leggere, PM dottoressa Barbara Santi, possiamo leggere che purtroppo non ho avuto poi materialmente il tempo di verificare la documentazione prodotta, diciamo, da parte della difesa. Quindi il PM lo dichiara a processo in udienza che non ha avuto materialmente il tempo di leggere una memoria difensiva di questo tenore con fotografie, documenti, sentenze, messaggi provenienti dai cellulari degli avvocati Melacrinis, che quindi avrebbero potuto provare che non vi era diffamazione, ma il PM dichiara che purtroppo non ha avuto materialmente il tempo di verificare la documentazione prodotta. Parliamo di un processo con rito abbreviato che si sarebbe dovuto svolgere verificando la documentazione. Inoltre, la stessa PM dottoressa Barbara Santi, sempre dalle trascrizioni del processo, si è assentata per tutto il tempo che il mio avvocato ha svolto l'arringa difensiva. E quando è rientrata ha esordito dicendo: "Mi dispiace che mi sono assentata e ho soltanto, diciamo, un attimino, vorrei sottolineare, un attimino capito quelle che sono state le ultime dichiarazioni della difesa per quanto riguarda il diritto di critica e il diritto di cronaca." Ora io mi vorrei fermare su questo punto. Qui abbiamo un PM che non ha avuto il tempo materiale per verificare la documentazione prodotta da parte della difesa. Si assenta per tutto la durata del processo e quando rientra dichiara che ha un attimino capito quelle che sono le ultime dichiarazioni, anche perché non essendo in aula non ha potuto neanche ascoltare la mia difesa. Quindi io mi domando come abbia potuto formulare l'accusa senza aver né analizzato l'intero fascicolo di prove che io avevo depositato, ripeto, in un processo con rito abbreviato,
E come abbiamo potuto formulare se, oltre a non averlo letto, non ha neanche ascoltato le tesi difensive esposte dal mio avvocato di fiducia. Inoltre il PM dichiara che se l'odierna imputata, ossia me stessa, avesse avuto da fare delle rimostranze in ordine all'attività professionale espletata dai Melagrinis, da parte delle odierne persone offese, quindi, avrebbe comunque potuto e dovuto magari utilizzare o trovare modi diversi o comunque altre strade. Ora, intanto, io non dovevo fare nessuna rimostranza. Negli articoli che hanno prodotto, gli stessi Melagrinis, non si parla mai di questo, non c'è nessuna rimostranza. Qui si parla, di un abuso commesso dal giudice Marinelli e eventualmente dell'ordine degli avvocati che non risponde alle innumerevoli segnalazioni di patrocinio infedele che io avevo fatto. Quindi probabilmente non hanno letto neanche gli articoli, a questo punto mi verrebbe da dire. In ogni caso, se l'appunto è che dovevo utilizzare modi diversi, in effetti, il PM, se avesse letto la mia memoria difensiva, si sarebbe accorta che io i modi diversi ce li avevo avuti. Io ho scritto ben 15 raccomandate, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo. Non ho mai avuto risposta. Eventualmente è questo che si contesta. Ho scritto anche al ministro della giustizia, dottor Nitto Francesco Palma, all'epoca, ho presentato 5 denunce alla procura, alla Guardia di Finanza. Ecco le denunce che io ho presentato. Guardia di Finanza, in procura. Ecco le altre. Una in particolare è una querela per appropriazione indebita, perché gli avvocati Melagrinis, pur avendo in mano io una sentenza con la quale il giudice mi assegna delle somme, i Melacrinis si presentano dalla mia controparte ed incassano loro stessi quelle somme, addirittura la sorte, tutto documentato con assegni intestati ad Antonella Fiore Melacrinis, acquisiti mese dopo mese, quando il giudice aveva assegnato a me queste quote con una sentenza. C'è un accordo con l'avvocato dell'altra parte, ma è un accordo che è tra l'avvocato della controparte e i Fiori Melagrinis, i quali poi, seppur avessero voluto incassare questi soldi per mio conto, comunque a me poi non li hanno mai dati. Questa denuncia al momento è in una fase, diciamo così, di attesa, come tutte le denunce che io faccio. È stata richiesta l'archiviazione, come al solito, e è stata proposta un'opposizione e siamo in attesa da anni di avere la data per l'udienza. Quindi ci troviamo di fronte a diverse querele che io ho presentato in procura e alla Guardia di Finanza, opposizioni che sono in attesa da anni, e a fronte di archiviazioni, quando invece a denunciare sono io e ad essere giudicati dovrebbero essere i Melagrinis. In quel caso in 3 giorni si archivia tutto. Esiste una parcella
emessa dallo studio legale Fiore Melacrinis, intestata Proietti Mirella, che sarebbe la mia controparte, cioè la persona condannata dal giudice a risarcire me, non gli avvocati. Eppure gli avvocati incassano i soldi, 1042 euro, e specificano anche che parte di questi soldi sono la sorte, quindi non solo le spese che al limite potevano essere per le spese legali a loro riferite, e comunque non sono a loro riferite, in quanto i Melacrinis erano già stati da me pagati, e quindi non avrebbero dovuto pretendere, ma neppure le spese legali. Ovviamente i pagamenti avvenivano scritti di pugno dall'avvocato Antonella Fiore Melacrinis, senza fattura, ma poi in una nota dello stesso avvocato viene riconosciuto, vengono riconosciute queste somme incassate da loro stessi. Quindi io ho la prova che gli avvocati hanno incassato questi soldi, ho la prova che mi scrive quanto devo dargli, e però poi gli avvocati si presentano dalla parte, dalla mia controparte, e rincassano nuovamente queste somme. Per questo motivo è stata fatta una denuncia per appropriazione indebita, e siamo, ripeto, siamo in attesa.